Allora, apriamo uno spazio, una finestra sulla città di Mazzarrone. Benvenuto al Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Spada, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Comandiamo. Bene, Potremmo andare bene, meglio. potrebbe andare sempre meglio. Potrebbe andare meglio. Ecco, invece politicamente, amministrativamente, la città di Mazzarrone l'abbiamo lasciata con una determina dirigenziale, mi pare, no? Avallata dalla Una Giunta proposta Municipale, una proposta di delibera. Per la dichiarazione del dissesto, no? Di circa 700.000 euro, mi pare che l'ammanco dovrebbe uno essere, squilibrio 600.000. finanziario di 708 Ecco, mila facciamo un resoconto e vediamo un pochettino lo stato dell'arte di questa vicenda, certamente dolorosa. Il resoconto è questo: noi praticamente come Consiglio Comunale ci siamo ritrovati questa delibera di dissesto ai sensi dell'articolo 244. È una delibera che il Consiglio Comunale, nella seduta di 15 giorni fa praticamente ha rigettato, in quanto a parere del Consiglio Comunale, nell'unanimità dei presenti, si è votato un emendamento rimandando tutto indietro al commissario che è stato nominato per l'approvazione del bilancio, all'amministrazione comunale. Per invitarli ad una proposta differente di quella che dovrebbe essere un dissesto, e quindi abbiamo rimandato indietro questa delibera, invitando la Giunta a operare per un 243 bis e quindi un riequilibrio finanziario. Questa è la volontà del Consiglio Comunale, perché secondo il Consiglio Comunale non ci sono le condizioni per andare al dissesto. Perché uno squilibrio finanziario che è stato determinato nell'annata 2015, e quindi è uno squilibrio finanziario che si può tranquillamente riequilibrare nei prossimi 10 anni, così come prevede la normativa della 243 bis, e su questa cosa ancora siamo in attesa con il Consiglio Comunale della risposta, in quanto abbiamo dato 7 giorni di tempo, ne sono passati 15, ma ad oggi non è arrivata nessuna comunicazione da parte delle persone in indirizzo, quindi ufficio di ragioneria, amministrazione comunale, commissario ad acta nominato a suo tempo per l'approvazione del bilancio, e lo stesso è stato mandato al revisore dei conti. Quindi il Consiglio Comunale oggi non è nelle condizioni di potersi esprimere. È ovvio che è una presa di posizione che fa onore al Consiglio Comunale, ma soprattutto ai gruppi che hanno preso questa posizione, perché dobbiamo dire che il gruppo Giannone Sindaco, quindi il gruppo che sostiene l'attuale amministrazione, praticamente non si è presentato in Consiglio Comunale. Nella prima seduta, quando c'è stata la prima volta la discussione, se ne sono Perché non si è andati. presentato? A questo dovremmo chiederlo a loro, perché da un lato il sindaco va sbandierando che è contro il dissesto, dall'altro non fa niente Beh, chiaro questo. per evitare il Invece devo dissesto. dire, meritevolmente, il Consiglio nella sua Meritevolmente maggioranza io sta devo. cercando in tutti i modi di trovare una soluzione. Perfetto. Io devo dare atto al gruppo Progetto Mazzarrone, perché è gruppo di opposizione ed eletto per fare opposizione, che Diciamo quello di sinistra, giusto? potrebbe giovare nel senso più meno nobile del Certo. termine di una situazione del genere. Invece devo Però dire dice il che dissesto non l'abbiamo procurato noi si sta politicamente. comportando molto bene. Il gruppo Bene Comune sta sostenendo questa situazione, e quindi oggi noi ci ritroviamo con una maggioranza di consiglio comunale che è contro il dissesto del comune di Mazzarrone, perché a parere di chi parla, ma anche di chi ha votato questo dissesto, di chi vuole questo dissesto, per quanto mi riguarda, è un dissesto politico, cioè non ci sono le condizioni, cioè Mazzarrone non è nelle condizioni, o perlomeno non ha la necessità di andare a votare un dissesto, e noi sappiamo quello che potrebbe Certo, significare chiaro. un discorso di dissesto. Quindi la linea del Consiglio Comunale è stata tracciata, è chiara a tutti. La cosa assurda della vicenda qual è? Che la Giunta non si è adoperata con un atto ufficiale, perché la cosa più normale qual era? Visto che non c'era un equilibrio nel bilancio che si andava a proporre, si doveva proporre un'alternativa al bilancio, che Certo. poteva essere, invece, come a Ponzio Pilato, se ne sono lavati le mani. Noi bilancio non ne possiamo fare, la competenza passa al Consiglio, ma non è così, perché
perché tutti i comuni che si rispettano e tutte le amministrazioni che si rispettano propongono quale deve essere la soluzione successiva ad un disequilibrio finanziario, e quindi ci vuole una proposta di delibera, anche perché la proposta di delibera che è arrivata a noi in consiglio non è firmata da nessuno, non è firmata dal dirigente come proponente, cioè quindi non è proposta dal dirigente, non è proposta dal commissario, perché la funzione del commissario in questa fase non è quella di preoccuparsi del dissesto, ma è stato nominato per un'altra cosa. Quindi il consiglio comunale si trova in una situazione, diciamo, anomala, di andare a discutere una delibera di dissesto, ma voluta da chi? Quindi la politica deve fare la sua parte, quello che non sta facendo purtroppo da qualche anno a Mazzarrone, e quindi quando i tecnici si sostituiscono alla politica purtroppo è la fine dell'amministrazione, perché il tecnico deve fare il tecnico, la politica deve fare il resto, e quindi deve trovare le soluzioni che vanno che mette in al di là il tecnico di operare. Anche perché la cosa assurda qual è? Perché io penso che solo il sindaco Vincenzo Giannone si poteva portare all'ultimo anno di legislatura un dissesto, perché io, guardando nella logica delle situazioni, qual è? Che i dissesti che le amministrazioni vanno a votare sono al primo anno di esperienza, al primo anno di inizio legislatura, massimo al secondo. Qui l'assurdo qual è? Che al quinto anno, cioè all'ultimo anno, ci viene proposta una delibera di dissesto che certamente noi non andremo ad approvare, e quindi non sapremo quale saranno. Cosa può succedere? Cosa può succedere? Cioè, se i tecnici con l'amministrazione comunale si ostinano a perseguire, perché poi a quel punto lo scoperto deve venire, certo. Giusto, no? Il consiglio nella sua maggioranza invece non vuole assecondare questa scelta. Sono d'accordo con te, la scelta di dichiarare il dissesto il più delle volte è politica, diciamo, non sono i numeri. La politica nelle amministrazioni pubbliche disegna le alternative, le vie d'uscita, diciamo, ecco. Ma stiamo parlando di un comune con un bilancio, quanto è annualmente il bilancio del comune? Parliamo delle spese correnti, che sono le spese quelle più, diciamo, che fanno testo, sono manco 4 milioni di euro. Voglio dire, poi complessivamente. Complessivamente quanto è il bilancio? Ma andiamo sugli 8 milioni di 8 euro. Milioni. Quindi, ecco, non si può mandare un dissesto per 700 mila euro, meno di 700. Assolutamente, anche perché, come poi dicevo. Poi c'è il fondo di riserva pure, mi pare. No, anche per perché, come dicevo la volta scorsa, noi quest'anno il comune di Mazzarrone. A quel punto fa un fine il concetto, sì, prego, Giovanni. Prego. Se il consiglio, ecco, nella sua maggioranza invece non vuole assecondare questa linea, che cosa succede? Allora, tecnicamente, le strade sono due. Può prendersi la responsabilità, e penso che ci sono le persone per prendersi questa responsabilità, di andare a votare con il parere contrario arrivato a questo punto del dirigente. Il revisore dei conti che dice? E il revisore dei conti ha assecondato quella che era la relazione dell'ufficio, perché visto, ma ci sono troppi visto. Dire, il revisore dei conti è quello che dovrebbe garantire il consiglio comunale. E praticamente il revisore, nella relazione che fa ai sensi dell'articolo 246, conclude che il riequilibrio finanziario, e quindi il 243 bis, non può essere fatto perché c'è una delibera della Corte dei Conti che a suo tempo aveva detto che ci voleva un bilancio di previsione approvato per poter accedere a questo 243 bis. Ma questa cosa è stata superata, perché questa cosa noi già l'abbiamo ribadito, l'ho ribadito io già in una nota che avevo fatto a suo tempo al dirigente dell'ufficio finanziario, ed oggi viene ribadito in questo emendamento, dove noi diciamo che la sezione autonoma della Corte, delibera numero 22 del 2013, praticamente supera questa situazione e mette nelle condizioni i comuni di poter accedere al riequilibrio finanziario anche se non hanno approvato il bilancio di previsione. Questo era l'unico appunto che aveva fatto il revisore, ma questo neo, diciamo, è stato superato da questa nuova delibera fatta dalla Corte dei Conti. Poi alla fine, cioè, noi andremo, penso, a votare un 243 bis
Il 243 bis si inizia una procedura che intanto salvaguarda quelle che diciamo gli interessi del comune, perché una volta iniziata la procedura del 243 bis il comune si mette al riparo di qualsiasi eventuale decreto ingiuntivo, eventuale pignoramento, ma posso dire con molta tranquillità che non ci sono queste condizioni di pignoramento e decreti ingiuntivi, perché il comune di Mazzarrone ha sempre pagato regolarmente, continua a pagare regolarmente, tutti gli impegni di spesa sono stati fatti con i relativi capitoli di competenza, quindi questo rischio non lo corre. Ma per continuare il concetto, avviare la procedura del 243 bis, poi sarà la Corte dei Conti con il parere della Commissione del Ministero dell'Interno che dirà è una strada percorribile, quindi il piano finanziario del comune di Mazzarrone è degno di approvazione, il piano finanziario del comune di Mazzarrone di riequilibrio per i prossimi 10 anni non può essere approvato. Da quel momento ci troviamo di fronte a un vicolo cieco e quindi si deve andare a votare il dissesto. Ma la strada da percorrere è questa, non quella di andare a dichiarare il dissesto del comune di Mazzarrone. Quindi questa in linea di massima è la situazione attuale. Cosa devo dire? Che l'assenza dell'amministrazione purtroppo sta causando altre problematiche, perché ci sono altre situazioni, tipo il piano regolatore generale. Faccio così un passaggio veloce perché so che andiamo un po' di fretta e ci sono anche altri ospiti. Il piano regolatore generale, il commissario ad acta l'ha approvato il 20 maggio del 2015, il commissario ad acta perché il consiglio comunale era incompatibile per l'approvazione. Dal 20 maggio 2015 ad oggi ancora il piano regolatore giace all'ufficio tecnico del comune di Mazzarrone. È una cosa che non si può più sopportare. Io ho fatto diversi solleciti su questa cosa, ho fatto anche un atto stragiudiziale di diffida all'ufficio di mandare entro 10 giorni il piano regolatore all'ufficio competente dell'assessorato territorio e ambiente. Questo ancora non è stato fatto, quindi il prossimo passo sarà quello della formale denuncia alla competente magistratura penale e contabile, perché non si può ancora oggi penalizzare una comunità intera, perché è ovvio che essendoci già una delibera di approvazione del commissario d'acchetta scattano i vincoli di salvaguardia ed oggi a Mazzarrone non si può fare niente. Tanta gente che è nelle condizioni di poter costruire e quindi di attivare anche l'economia da un punto di vista edilizio, di rimbocillare le casse del comune con gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, certo. Oggi noi ci vediamo bloccati perché per il gusto di non far passare un piano regolatore voluto da questa amministrazione e non certamente solo dal sottoscritto, ma voluto da tutta l'amministrazione, e oggi si fa ostruzionismo mantenendo ancora oggi il piano regolatore del comune di Mazzarrone a un anno dall'approvazione ancora all'ufficio tecnico di Mazzarrone. È una cosa inaccettabile ed è ovvio che quale presidente del Consiglio Comunale queste cose li devo denunciare e portare avanti. Questo è il clima con cui si sta operando a Mazzarrone. Un'altra cosa, diciamo un altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale è quello, c'è stata una riunione ieri, non pagheranno gli stipendi per aprile. E lo sai perché non pagheranno gli stipendi nel mese di aprile? Perché l'ufficio tributi ha pensato bene di mandare il saldo della Tari 2015 il 16 maggio del 2016, cose assurde, quindi mancano nelle casse del comune di Mazzarrone 270.000 euro, perché questo è l'importo. Ritarda qualche trasferimento regionale da parte della regione dei fondi, sì. E quindi oggi siamo in un'anticipazione di cassa quasi al massimo e quindi i lavoratori del comune di Mazzarrone, gli impiegati del comune di Mazzarrone nel mese di aprile non prenderanno gli stipendi. Quindi il modo di fare amministrazione sta penalizzando totalmente la comunità di Mazzarrone ed è ovvio che è una situazione da cui si deve cercare di uscire. Quindi questa è la situazione attuale di Mazzarrone che purtroppo io devo venire a denunciare.
a far capire, a far conoscere ai miei concittadini come stanno le cose. E quindi oggi il comune di Mazzarrone, per un'amministrazione incapace, si trova in una situazione di disagio che non c'erano le condizioni per creare questo disagio. Il sindaco pensa solo a due volte, chiede sempre commissari ad acta. Una prima volta l'ha cercato un commissario ad acta perché il Consiglio non aveva approvato il riequilibrio, la rideterminazione dei residui attivi e passivi, ha chiesto il commissario, la Regione le ha risposto, non ci sono le condizioni, il commissario non si può nominare. Di nuovo ora per il discorso della committenza unica, di nuovo un'altra richiesta di intervento urgente del commissario ad acta, di nuovo gli rispondono, guarda che il Consiglio Comunale ha deliberato per la committenza unica. Quindi siamo a un sindaco che pensa di liquidarsi il Consiglio Comunale con una nomina di un commissario ad acta per le varie vicende che ogni volta si vanno presentando, un Consiglio Comunale che invece sta dimostrando, un Consiglio Comunale che sta dimostrando di saper operare, di fare politica per il bene della comunità, e quindi siamo in una situazione che certamente da cui dovremmo uscire quanto prima. Va bene, quindi allora sinteticamente devo chiudere. Sì. Il Consiglio Comunale ancora non è stato fissato. Il prossimo Consiglio, io sono in attesa di questa risposta a questo emendamento, dopodiché convocherò il Consiglio Comunale. Vediamo nel frattempo quello che succederà in questa fase. Ma è ovvio che l'amministrazione comunale deve uscire allo scoperto, perché non basta dire non voglio. Ma qui il vice sindaco è venuto a dire che praticamente qua il comune, non, l'amministrazione non persegue il dissesto, allora, e che tutte le strade saranno percorse per. Mi pare che voglio dire. Allora, questa è ipocrisia. Ricordo, è ipocrisia, perché non è così. Perché gli atteggiamenti, i comportamenti sono diversi. Allora, una cosa è dire le cose, un'altra cosa è l'agire. L'altra volta in Consiglio Comunale erano presenti sindaco, vice sindaco e assessore al bilancio. Alla fine di un dibattito di un'ora e mezza non è intervenuto né il sindaco, né il vice sindaco, né l'assessore Bombecino. Quindi spettatori non paganti, gratuiti, non hanno espresso nemmeno una parola, cioè non sono intervenuti nel dibattito sul dissesto del comune di Mazzarrone. Cioè, cosa sono venuti a fare? I cinque consiglieri non li hanno fatto presentare, e il rammarico mio è questo, che questi consiglieri, tra l'altro delle bravissime persone che conosco molto bene, che abbiamo condiviso molta esperienza, si stanno facendo condurre in questo comportamento che ovviamente non gli giova, sia da un punto di vista politico che personale, e quindi i cinque consiglieri non li fanno venire in Consiglio Comunale, loro si presentano e fanno scena muta. Questa è la sintesi della discussione. Va bene, vediamo un po' quando sarà convocato il Consiglio Comunale e seguiremo attentamente quando e come si evolverà tutta questa vicenda, che indubbiamente del pirandelliano, diciamo, è una cosa molto strana, diciamo. Vabbè, comunque voglio dire, un comune, un'amministrazione comunale che vuole fortemente, o comunque che non si attiva assolutissimamente per evitare l'ipotesi del dissesto di un anno della stessa amministrazione, fuori da ogni logica. Non so qual è il disegno, la strategia che si vuole mettere in atto. Vedremo un po' quello che accade. La strategia, se mi consente, è quella che poi alla fine diranno: il Consiglio Comunale ha portato il comune al dissesto. Cioè, questa, nella pochezza politica del nostro sindaco, è questo quello che lui pensa e quello che potrebbe diciamo dimostrare. Siamo qua, vedremo un po' se il dottore Giannone, l'avvocato Giannone, ci onora della sua presenza per ribadire questi concetti o per respingere queste deduzioni a cui è arrivato il Presidente del Consiglio Giovanni Spada. Grazie Presidente, grazie, ci vediamo a voi, prossimamente. Buonasera. Grazie, grazie. Pausa pubblicitaria, lascio la linea a Nancy Sembene per un segmento. Ci rivediamo dopo.